Ma noi stiamo riportando alla luce, anche attraverso testimonianze importanti e analisi storiche, un momento fondamentale della storia d'Europa, quindi della storia del mondo. Parliamo di quel passaggio dell'89 che con la caduta del muro di Berlino e poi la unificazione tedesca apre una nuova stagione. E in particolare, appunto, ci interessa il modo in cui Italia e Germania, attraverso due grandi protagonisti del tempo, che furono Giulio Andreotti e Helmut Kohl, vissero questo passaggio. Ora è evidente che da una parte Kohl si fece interprete della volontà, dell'aspirazione alla riunificazione del popolo tedesco e Andreotti piuttosto delle preoccupazioni di chi aveva una visione di politica estera improntata ad una logica di pace, di dialogo, di cooperazione. Quindi direi la preoccupazione che questo processo avvenisse non in modo unilaterale, aggressivo verso l'Unione Sovietica, ma in un quadro condiviso, per non creare ferite e quindi le ragioni di nuovi conflitti. Quindi emerge, diciamo, così, l'intreccio nel rapporto tra queste due personalità, ma anche, come dire, due diverse visioni, ecco, dell'evoluzione delle relazioni internazionali. Quindi è molto interessante dal punto di vista storiografico e naturalmente aiuta a capire il modo in cui avvenne quel processo, poi ha determinato diciamo, i 20 anni, i 30 anni successivi, cioè il modo in cui oggi si sviluppano le relazioni internazionali. Ecco. E qui, insomma, ci sono ragioni di preoccupazione e di forse, diciamo, alcune delle preoccupazioni di Andreotti non erano infondate, se è vero che alla fine noi oggi ci troviamo di nuovo in una situazione di tensione, di contrapposizione con la Russia e che quindi quelle speranze di cooperazione internazionale, di riunificazione del mondo, diciamo, che si erano aperte con l'89, sono state in parte tradite. Tornando a guardare le tensioni di oggi, naturalmente io non voglio nascondermi le responsabilità del nazionalismo russo impersonato da Putin. Tuttavia è anche evidente che dobbiamo domandarci, noi, l'Occidente, se noi non abbiamo contribuito con i nostri errori a spingere la Russia in quella direzione. Questo è un grande tema di riflessione, diciamo. E appunto, questo ci riporta esattamente al momento storico in cui tutto questo ha inizio, cioè con la fine dell'impero sovietico. Se forse l'Occidente avrebbe potuto essere più generoso verso Gorbaciov e aiutare una transizione che non assumesse i caratteri rovinosi che ha avuto, diciamo, la disgregazione di quel mondo, con tutti i conflitti che si sono aperti, basta pensare alla ex Jugoslavia e ai 300.000 morti che le guerre civili balcaniche hanno causato, diciamo, dopo l'89. Quindi è motivo di una riflessione sul passato, ma forse anche per trarne qualche insegnamento per l'oggi.